Benvenuto in questa nuova diretta, io sono Andrea Maurizio Gilardoni e oggi ti voglio parlare e presentare il tour gratuito di rendimento etico. Gireremo in 6 città italiane nei prossimi giorni e ti voglio invitare gratis a scoprire il mercato del crowdfunding immobiliare in Italia, il mercato immobiliare italiano e come facciamo oggi a comprare case a fortissimo sconto. Ma rimani connesso intanto che si connettono anche le altre persone, intanto benvenuti. Se ti vengono delle domande, fammele pure qua sotto, scopri tutte le date, i luoghi, la location, le modalità per iscriverti cliccando o qua sopra o qua sotto sul link dopo. Vuoi dire qualcosa? No. No. Allora vado fuori? Vado fuori. Vado fuori? Sei sicura che non vuoi dire niente? Venite tutti, che sennò io vi vedo. Ah, ok. Fate attenzione perché mia figlia vi vede, vi segue e poi dopo si arrabbia se non venite, ok? A parte gli scherzi, ragazzi. Benvenuti in questa diretta, io sono Andrea Maurizio Gilardoni, se non mi conosci, aspetta che intanto cerco un modo per mettermi qua comodo, ok? Ok, se non mi conosci, io sono un imprenditore immobiliare, una persona che fa affari con le case e ho la passione di creare aziende in questo settore e ho la passione di fare il formatore, quindi organizziamo corsi di formazione, in questo caso, come ti ho detto prima, un seminario gratuito che ti fa vedere in una serata, ok, qual è il mercato, come funziona il crowdfunding, come anche tu da soli 500 euro puoi investire in questo settore oggi, che è una bella novità perché a un tempo non si poteva guadagnare, investire nel settore immobiliare se non si avevano grandi cifre. Oggi invece questa rivoluzione, quella che io chiamo rivoluzione, fa tanto la differenza perché c'è un cambiamento epocale. Mentre una volta per fare investimenti dovevi per forza andare in banca o investire online, avere delle competenze, delle alte competenze specifiche e comunque nella maggior parte dei casi non avevi la consapevolezza, non avevi realmente il polso dell'investimento che avevi fatto e dove andavano a finire i tuoi soldini, tanti o pochi che fossero. Oggi invece tutto è cambiato, oggi grazie al crowdfunding, che vuol dire crowd, vuol dire folla, gente, persone, a me piace dire persone, founding vuol dire finanziamento, grazie al finanziamento delle persone si succedono due cose importanti. Noi con la nostra organizzazione, tutti i nostri operatori, abbiamo centinaia di operatori in tutta Italia, possiamo operare facendoci finanziare non solo dalle banche, non solo dai nostri investitori privati, quelli che abbiamo sempre avuto, ma abbiamo una nuova opportunità, quella di proporre queste operazioni anche a te tramite il crowdfunding. E tu puoi imparare a decidere, a capire quali sono le opportunità più vantaggiose, quali sono quelle che ti piacciono di più, puoi capire perché viene generato un utile in quella operazione immobiliare e soprattutto noi lavoriamo solo e sempre in modo assolutamente etico, quindi scoprirai che possiamo fare del bene investendo i nostri soldini e aiutando le persone, quindi guadagnando. Ecco che con questa nuova, questa rivoluzione, prima si potevano finanziare solo le startup, prima ancora le donation con il crowdfunding, poi le startup, adesso si possono finanziare anche le opportunità immobiliari. Mentre ti sto parlando, abbiamo finanziato già con successo 9 opportunità immobiliari, una l'abbiamo già restituita con 5 mesi di anticipo, fra pochi giorni, fra poche settimane restituiremo altre opportunità con anticipo. Insomma, tutto sta andando bene. E tu magari che mi guardi, non conosci questo settore, perdonatemi, ho appena masticato una carota e mi è andata di traverso. Tu magari non conosci questo settore e dici, ma come Andrea? Dai, non prendiamoci in giro, c'è la crisi, il mercato immobiliare è fermo, non è vero che si fanno affari, è assolutamente falsa questa informazione che hai ed è molto fuorviante, diciamo così. È vero che il mercato immobiliare non è più in bolla come negli anni in cui magari tu hai operato o hai visto gru da tutte le parti e tutti finanziavano tutti senza un pensiero. È vero, è cambiato, non è più così, ma quello era un mercato drogato. Oggi il mercato è stabilizzato, oggi il mercato è in continua crescita di numero di compravendite, ma in continuo leggero calo sul valore di mercato in alcune zone. In altre zone non cala il prezzo, ok? In alcune zone sì, in altre no. Aspetta che mi sposto perché qua sotto, non so perché, il telefono mi si squaglia. Allora torno dentro. E dicevo, mi metto qua, Spero che si senta bene uguale, ma così sono sicuro che non si spegne il telefono e io intanto, se avete domande, vado anche a guardarle qua sul computer.
Benvenuti intanto, ok? Quindi abbiamo il tour gratuito, ti puoi registrare gratis cliccando sul link qua sopra o qua sotto, puoi partecipare gratis a una serata dove parliamo approfonditamente di queste cose. E stavo dicendo, il mercato è stabilizzato, adesso è il momento in cui il mercato sta crescendo. Da cosa lo si capisce? Dai dati, ci sono i dati, i numeri, ragazzi. Quest'anno ci sono state oltre 600.000 600.000 compravendite in Italia, cioè 600.000 famiglie hanno compravenduto casa, ok? E, è un dato che sale da 4 anni a questa parte, è un dato che sale costantemente, mentre stavo dicendo prima, il valore del mercato invece sta scendendo in alcune zone, perché la zona, il posto, la location è la cosa più importante quando si fa un investimento immobiliare, poi c'è il prezzo. Sta scendendo leggermente. Noi però lavoriamo in un mondo, in un settore totalmente diverso da quello tradizionale. Noi aiutiamo le famiglie che stanno perdendo l'immobile, ma lo sconto non lo chiediamo a loro, lo sconto lo chiediamo direttamente alla banca. Ecco, durante questa serata gratuita, ci sono i miei bambini che stanno urlando là fuori, spero che tu riesca a sentirmi uguale, durante questa serata gratuita noi ti presenteremo questo mercato e potrai scegliere se fare due cose. Tre anzi, una non farne niente, perché guardi, dici ok, non mi interessa e ci sta tutta. La seconda è magari diventare un prestatore, si chiama, più semplicemente un investitore, quindi investire anche tu nelle nostre opportunità immobiliari, ma avendo la consapevolezza e capendo come controllare da solo se quella è realmente un'opportunità, quindi quello che a me piace dire un investitore consapevole, o magari per qualche motivo vuoi diventare un operatore del settore. Aspetta che chiudo la finestra, se no le mie bambine... Non voglio zittirle, loro si divertono. Sono gli ultimi giorni prima di andare a scuola, basta chiudere. E loro giocano e noi invece facciamo due chiacchiere, ok? E guarda, questa qua è la carota che stavo mangiando prima, che mi è andata un po' di traverso. E stavo dicendo, e quindi puoi scegliere se diventare un operatore. Noi adesso, in questo momento, nel momento in cui ti sto parlando, ti dico perché, allora aspetta, innanzitutto... Perché anche ti dico che non c'è la crisi? Mentre ti sto parlando, solo nei primi mesi di quest'anno, io con le società che rappresento, le mie società con mia moglie, eccetera, abbiamo acquistato più di 30 unità immobiliari. In questi giorni stiamo acquisendo altre 20, ok? Che poi se vuoi te ne parlerò anche durante la serata. E contiamo di arrivare a 60-70 unità immobiliari quest'anno, per poi passare a circa 200 unità immobiliari acquistate nel 2020, ok? Magari anche di più o di meno, insomma, però quello è il progetto, quella è l'ambizione, poi cercheremo di impegnarci per farlo. E la cosa bella di questo dato, a parte che non te lo dico per fare i muscoli, te lo dico perché insegno, siccome prima ti ho detto che faccio il formatore perché queste cose le faccio tutti i giorni, ok? Ho un'organizzazione per mia dove facciamo queste attività tutti i giorni in vari ambiti, in vari settori, quindi posso permettermi di spiegarti come funziona, ok? Non è che ho visto un libro, l'ho letto da qualche parte, lo faccio da 13 anni, l'ho sempre fatto in modo più smart all'inizio, senza diventare matto, facendo 5-6 operazioni all'anno. Ultimamente ho deciso che è il momento di buttarsi in modo serio e di fare tante opportunità, di creare e costruire tante opportunità immobiliari. Quindi per questo che stiamo crescendo, e poi ti presenterò nei prossimi giorni, non ti dico ancora il nome perché voglio dirlo in anteprima, durante il nostro... evento dal vivo del club. Scusami se faccio così, ma vado a vedere se avete fatto delle domande intanto, e se ce le hai falle qua sotto, ma qua non me le fa vedere Facebook, quindi vado a cercarle sul sito. Dicevo, nei prossimi giorni lanceremo proprio anche un altro nuovo brand per queste acquisizioni che sono importanti. Stiamo comprando a Milano, Riccione, nelle grandi città, cose davvero grandi, importanti, dove se vuoi puoi anche partecipare, non sei obbligato ai nostri investimenti. Sarà divertente. Non facciamo investimenti solo nel mercato degli NPL, quindi con le sofferenze, ma facciamo anche investimenti nel mercato libero, aiutando le persone. Ci sono persone che vogliono vendere magari da tempo e noi arriviamo e facciamo le nostre offerte. E la cosa bella è che comunque, qualsiasi sia l'opportunità che troverai sul rendimento etico, sappi che noi ogni operazione destiniamo parte degli utili per creare delle operazioni benefiche. Abbiamo già aiutato, anche se sono solo 5 mesi che il rendimento etico è attivo, e ha più di 4.000 persone, bla 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 bla, basta che poi vieni a vedere, abbiamo già aiutato parecchie famiglie, ok? A noi ci piace aiutare in modo concreto e diretto le persone.
E quindi dicevo, c'è questo tour dove ti presento quello che ti ho appena detto in modo più dettagliato e approfondito, dove ti presenterò delle nuove opportunità immobiliari, dove andremo a capire perché esiste il crowdfunding, come funziona, come anche tu puoi entrare in questo mondo da protagonista o da investitore o da operatore. E insomma, durante questa serata ci conosceremo, che credo sia una cosa importante, no? Sei d'accordo? Magari hai deciso di investire con noi, il fatto che noi siamo disponibili. Abbiamo un ufficio a Riccione, adesso ne stiamo aprendo uno a Milano, ce l'abbiamo già, ma ne apriamo proprio uno che dà la possibilità al pubblico di venire a trovarci su appuntamenti, insomma, che può essere interessante, sei d'accordo? Cioè, se investi anche pochi soldi, ma magari hai qualche dubbio. Insomma, no, è tutto online e puoi fare tutto online, ma sono sicuro che può dare più sicurezza, dare la possibilità alle persone di venirci a trovare. E abbiamo il team che stiamo formando, sta crescendo, insomma, ci stiamo divertendo veramente tanto. E via, vediamo se c'è qualche domanda allora. Tipo Puglia, Salento, penso che sia, vieni anche al sud, sud. Verremo anche al sud. Questo tour adesso è fatto, andiamo Brescia, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Il prossimo tour faremo Milano e poi magari andiamo Bari, Palermo, Catania, insomma. Sicuramente verremo anche al sud perché, a parte che ci piace e quando facciamo il tour noi ci divertiamo un casino perché il tour è una serata, ma durante il giorno, a parte lavorare online, visitiamo città e posti magnifici, verremo sicuramente anche al sud. Allora, ciao Andrea, mi hai fatto cambiare idea di comprare la casa, sarei diventato uno schiavo e devo ringraziare te, grazie ai tuoi consigli, ora vedo se riesco a comprare per vendere. Bam, Albert! Ottimo! Allora, attenzione perché questo è un argomento interessante e spinoso, ci sono dei video su YouTube dove ne parlo. Allora, se vuoi comprare casa perché è il tuo sogno, lo puoi fare anche a debito e vai con Dio. Non comprare casa facendo un mutuo se la tua aspirazione, ambizione è quella di diventare finanziariamente libero. Perché quella cosa potrebbe compromettere la velocità o il raggiungimento della tua libertà finanziaria in modo davvero importante. Nava Tiziana, vieni a Como? Beh, vieni tu a Milano, dai, Como Milano è un attimo, non posso venire in tutti i paesi, ok? La cosa che vi dico è che in questo momento, fammi guardare, in questo momento, mentre sto parlando con voi, sono 12 ore che abbiamo lanciato il tour, vediamo se posso fare questa cosa, vediamo, sono 12 ore che ho lanciato il tour, le sale sono da 200 posti, ma guarda un po', te lo faccio vedere, guarda. E queste sono... Vedi? Brescia 40 persone, Milano 127, Torino 32, 34, siamo a 346 iscritti. Te lo faccio vedere perché mi piace essere, questo è Infusionsoft, che è uno strumento che utilizziamo. Te lo faccio vedere perché non ti arrabbiare se prenoti tardi e poi dopo i posti non ci sono, eh? È gratis, ma vedo che le persone sono interessate. Quindi affrettati, fallo subito, se no rischi di non poter entrare nella presentazione, poi non so quando la farò. E vediamo, quando viene a Como, ho già risposto. A Milano quando c'è, clicca sul link che dopo ti mettiamo qua sotto. Fra poco ti mettiamo il link, lo vedi? A Milano mi sembra che sia il 2 ottobre, ma non prendere questa come verità. Clicca sul link perché scoprirai cliccando sul link tutte le date. E dove siete? A Milano con l'ufficio? Io 19 sono in loco e vorrei incontrarvi. A Milano l'ufficio non l'abbiamo ancora aperto, quindi non puoi venire a incontrarci domani o 19 a Milano, puoi venire a incontrarci alla serata del 2 di ottobre e siamo lì con il team e poi ci puoi incontrare. Poi quando apriamo l'ufficio lo comunicheremo. Se vuoi venire in ufficio adesso è aperto a Riccione, in Viale Dante, siamo lì con il nostro team e quindi puoi venire a trovarci lì. Vediamo, vedo che non ci sono domande, io ti ringrazio e ripeto, insomma, durante queste serate informative non ci sarà nessuna vendita, quindi non vendiamo pentole, materassi, coperte o cose del genere. Vieni se ti fa piacere, lì ti presenterò il mercato immobiliare, ti farò capire come puoi entrare anche tu da protagonista o facendo l'investitore consapevole, quindi capendo, già lì ti spiegherò tante cose su come si fa a capire il valore reale di un immobile e quindi quando poi pubblicheremo sul rendimento etico delle opportunità tu potrai capire da solo in autonomia se l'abbiamo comprata al prezzo giusto o al prezzo sbagliato. Ti farò capire che se vuoi puoi diventare un operatore perché noi abbiamo delle scuole che ti spiegano anche se parti da zero
come diventare un operatore del settore nel tempo, non è che diventi operatore così per magia, ma se stai cercando una professione, vuoi entrare in questo mondo, sappi che non sono i soldi il problema, perché noi ne abbiamo in abbondanza, è la capacità di creare le giuste opportunità, quello è il vero problema. Mancanza di competenze, competenze che noi abbiamo, perché facciamo questa attività da un sacco di tempo, e quindi c'è un corso a Roma, quello è leggermente a pagamento perché costa veramente, è ridicolo, è un corso che potrei vendere a 2.000 euro, ma siccome piace, a me piace dare informazione quanto più possibile gratuita, puoi venire a quel corso e vedrai che lì ti dirò esattamente come fare a diventare un imprenditore di questo settore. Poi se vuoi noi abbiamo i nostri club, i nostri altri corsi avanzatissimi per chi vuole farlo con noi, con appunto la piattaforma, con negoziatori, avvocati, siamo un bel gruppo, prima o poi faccio una bella diretta dove te lo presento tutto. E quindi insomma è un mercato, ragiona con me attentamente, compriamo e vendiamo case, quindi è semplice da capire, compriamo una casa a sconto perché ci sono stati dei problemi, noi risolviamo quei problemi e compriamo questa casa a sconto nel 90% delle volte dalla banca o dai creditori, la ristrutturiamo, quindi magari è brutta, noi la compriamo, la riabbelliamo e la rivendiamo. Tra comprarla e rivenderla generiamo un guadagno, il guadagno che parte va all'operatore che ha generato questa opportunità e parte va all'investitore che ha deciso di sostenere, di finanziare questa opportunità. È un business che si capisce? È semplice da capire, non è facile da fare, ma è semplice da capire o no? Compriamo a meno, ecco, facciamo così, ti faccio un esempio, compriamo un casco a 10 euro... Questo qui è rotto perché sono caduto a Misano, guarda, sono caduto. Scusate, ma non so come mai ogni tanto internet va via. È pieno il mondo di persone che vogliono comprare case, siete d'accordo? È il desiderio più intrinseco che abbiamo nella vita delle persone ed è anche corretto. Abbiamo comprato degli immobili qua, costosissimi, parliamo di 5, 6, 7 mila euro al metro e abbiamo già venduto parte delle unità, la gente viene, non batte ciglio, vuole quella casa, la desidera, ha la possibilità e se la compra. Le cose belle si vendono al giusto prezzo, sei d'accordo? E la casa è qualcosa che le persone desiderano. E ci sono persone che hanno i soldi, persone che possono essere finanziate. Infatti ti ho detto prima che 600.000 persone all'anno stanno comprando la casa e il trend è in aumento. Tu non devi venderne 600.000. Noi ne compriamo un centinaio, 200 all'anno tra noi e le nostre società e ti facciamo fare degli investimenti. Punto. Perché siamo così sicuri? Non è un investimento garantito, perché non esiste niente che può essere definito garantito. Ma ascoltami, se io compro una casa e tu stai investendo in questa casa, l'ho comprata, sì, è qua, l'abbiamo comprata, sei d'accordo? Sì, bene. L'unica variabile è quanto tempo ci metto, se l'ho comprata bene, ok, se l'ho comprata male te la tieni, ma se l'ho comprata bene e tu con me guarderà, l'unica variabile è quanto tempo ci metterò a rivenderla, magari invece che 8 mesi ce ne metto 3, come è accaduto in una delle opportunità che abbiamo appena restituito sul rendimento etico, magari invece che 8 ce ne metto 12, se ce ne metto 12 ti riconosco una, non io ma la piattaforma, una percentuale in più, quindi guadagnerai. Non hai comprato un titolo, un'azione in borsa, i bond argentini, le azioni di una società che domani può chiudere. Quella casa è lì fisicamente, sei d'accordo? E o, almeno l'unico modo per cui i soldi possono sparire è che noi diventiamo dei truffaldini. Ma abbiamo un negozio, è l'ultima cosa che voglio fare, sei d'accordo? Abbiamo un'attività che funziona, siamo radicati qua da anni e non vedo quale sia il motivo. Punto. Quindi per legge proprio non si può dire che un investimento è garantito e sono d'accordo su questa legge. Tu che investi devi diventare consapevole su come si fa a investire e queste serate gratuite e informative servono a quello. E poi decidi non investire tanto, investi poco, in maniera che se tarda il rientro eccetera non hai nessun problema. Questo noi ragioniamo in modo logico. Ti sembra logico quello che sto dicendo? Bene. Se ti sembra logico e normale, vieni a conoscerci dal vivo così... Insomma, magari possiamo creare qualcosa insieme. Io ti ringrazio, sono Andrea Maurizio Gilardoni. Sbam, clicca qua sopra, scopri di più, oppure clicca sul link qua sotto, dipende da dove guarderai questo video, e vieni a conoscerci dal vivo, perché sono sicuro che l'energia, la mentalità che portiamo in questi eventi, il sorriso, le persone che incontrerai, sono tutte persone che stanno cercando una soluzione o hanno voglia di migliorarsi. E questo, già questo vale tutto il viaggio che devi fare per venire a questo corso. Quindi ti aspetto,
Io sono Andrea Maurizio Gilardoni, spero di vederti in giro, se ci vediamo in giro, sbam, ci vediamo presto, ciao ciao ciao!